Buonasera e benvenuti a tutti dalla Pallamano Carpi e dai suoi partner commerciali. Quinta giornata di Serie A Gold tra Carpi e Bolzano. Per il Bolzano, numero 1, Hermones. Numero 3, Travisiol. Numero 7, Walker. Numero 13, Ahumada. Numero 15, Rossignoli. Numero 16, Rottensteiner. Numero 18, Hodge. Numero 22, Udovicic. Numero 23, Turkovic. Numero 24, Topolovec. Numero 29, Basic. Numero 30, Gasser. Numero 34, Mizzoni. Numero 99, Panzic. Agli ordini di Mister Sporcic. Per il Carpi, numero 3, Cascone. Numero 6, Serafini. Numero 7, Soria. Numero 8, Nocelli. Numero 9, Carabulea. Numero 11, Coppola. Numero 18, Aifrey. Numero 19, Dall'Olio. Numero 22, Korkaric. Numero 26, Collini. Numero 30, Sortino. Numero 94, Ceccarini. Numero 10, Nico Casa, vice capitano. E numero 1, Jan Jurina, il capitano. Agli ordini di Mister Serafini Davide. Partita condotta dagli arbitri Schiavone e Nicolella. Buona partita a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a questa quinta giornata Serie A Gold tra Carpi e Bolzano. Partita sicuramente molto importante per entrambe le squadre, perché il Bolzano attualmente primo in classifica con 6 punti, non vuole assolutamente rallentare il suo rullino di marcia. Il Carpi invece, che viene da 4 sconfitte, necessita di fare i primi 2 punti. Lato infermeria, il Bolzano ha sempre Fantinato, che si è appena operato per una lesione al tendine del braccio sinistro, e lato Carpi invece l'infermeria è sempre abbastanza piena, perché comunque c'è sempre Korkaric a mezzo servizio, Nocelli forse meno del mezzo di mezzo servizio, Casa a mezzo servizio anche lui, quindi diciamo che i medici hanno qualcosa da fare. A giudicare da come i ragazzi si stanno schierando in campo, direi che il primo pallone sarà nelle mani del Bolzano, in casacca bianca, che attacca da destra verso sinistra del schermo. Carpi con la solita casacca nera, che questo primo pallone sarà in difesa, ma attaccherà da sinistra verso destra. Lato Bolzano l'aggiungo l'infermeria, anche Gaeta, che non vedo neanche in panchina. Quindi iniziano il primo pallone, come detto, per il Bolzano. Panzic in cabina di regia. Il Bolzano che vanta uno dei migliori attacchi della Serie A, e il Carpi invece come attacco uno degli ultimi, quindi sicuramente ne vedremo delle belle. Panzic uno contro uno su Coco, buona guardia di Carabulea sul passaggio, sul taglio di Ahumada. Panzic Piroetta prova il passaggio a Basic, ma non viene perché è disturbato. Il Carpi prova a distendersi. Nico Casa a sinistra, c'è spazio per Carabulea, scarica per Ceccarini. Tiro alquanto lontano, quasi nello spogliatoio. Il Bolzano si stende piano piano nella metà campo del Carpi, cercando di riordinare le idee. Sempre abbiamo Panzic al centro, Turkovic a sinistra, Udovicic a destra. Giro palla, fa uscire il pivot, salta a due piedi, ci mette la pezza Jan Jurina. Il Carpi
torna in attacco con estrema calma. Carabulea si alza, scarica palla, si butta dentro, prova un lob, rigore, rigore per il Carpi per difesa in area ai danni di Coppola. Vai sui 7 metri, Coppola sui 7 metri, finta. E bella parata di Hermones. Si distende il Bolzano, uno contro uno, si alza Turković. E il Bolzano prova subito a scappare via. Carabulea, Nico Casa. Ma la difesa del Bolzano è già schierata, quindi si dovrà passare per il gioco costruito. Palla Sortino all'ala. Nico Casa in cabina di regia. Cascone, pivot, si sposta. No, niente. Torna in posizione, cerca di bloccare il terzo. Tiro un po' forzato di Casa, fa buona guardia Umada. Panzi si distende, Turković scarico all'ala, Topolovec e gol. Ha saltato veramente dall'ultima mattonella disponibile dentro il campo, veramente un bel gol. Palla persa, si distende Umada, sporcato il rigore, probabile forse anche due minuti, sì, due minuti, fallo un po' ingenuo di Carabulea. Quindi 7 metri per il Bolzano, vediamo chi andrà a battere, sembra Turković. L'arbitro chiede di rispettare la distanza dal giocatore che tira, finta di Turković, rimane giù, si apre, no. Il Bolzano prova a scappare via, 3-0 dopo 3 minuti. Partita nettamente in salita per la compagine di Mister Serafini. Serafini butta nella mischia Samuele Serafini in cabina di regia al posto di Carabulea, un po' sprecone. Forse è il limite dei due minuti, un fallo da dietro anche, forse. Nico Casa, lancio californiano, vediamo l'arbitro, giallo per lui. Giallo per il secondo fallo consecutivo fatto da Mizzoni su Casa. Chiama il gioco Nico Casa, esce ancora, molto aggressiva la difesa del Bolzano. Si prende il tiro Serafini, ma basta, solo il palo esterno per lui. Il Bolzano si distende in seconda fase, ma gioco mai, vanno in quarta fase, gioco difesa schierata per il Carpi. Turković, tanto spazio per il pivot e non si fa pregare Basic a metterla dentro. Il Carpi, una partenza veramente veramente complicata per i ragazzi di Mister Serafini, che non vedo tanta grinta negli occhi dei giocatori del Carpi. Esce il pivot, va in disturbo Pancic. Nico Casa prova a caricarsi responsabilità di far partire il gioco, ma senza fortuna. Ancora palleggi uno contro uno, Coppola si prende un tiro, però gioco non organizzato, contropiede, Blice Basic, ci mette una pezza Iurina, poi il Carpi sta anche aspettando molto a riversarsi nella metà campo del Bolzano. Il Bolzano ormai in difesa completamente schierata. Finora il Carpi sta facendo veramente molta fatica a trovare dei tiri puliti, e forse converrebbe un po' spingere questa seconda fase. Sale, prova a far salire Sortino, ma viene interrotto il gioco di Casa, su un fallo di Casa. Fallo direi commesso da Umada, mi sembra. A
attimo di pausa per asciugare il parquet per evitare eventuali infortuni dei ragazzi. E si ricomincia con Coppola in cabina di regia. Ormai sono passati tutti in centro. Il Bolzano sull'inizio dell'attacco del Carpi diventa molto profondo, quindi c'è molto spazio dietro. Vediamo se mister Serafini farà tagliare le ali, ma intanto serve una maniglia anche per i giocatori del Carpi. Topolovec, che besciamella, che bel tiro. Sicuramente se il Carpi non inizia a cambiare atteggiamento diventa veramente veramente molto complicato. Torna dentro Carabulea. Gioco chiamato da casa. Dopo 6 minuti e mezzo più 5 per il Bolzano. Intanto vediamo tanto pressing per il Bolzano, che non consente ai giocatori di casa di fare il gioco costruito. Quindi altra palla persa per i Carpi. E si ricomincia con Bolzano, con il gioco costruito, sempre Panzif al centro, Turković a sinistra e Udovicic a destra. C'è il blocco di Basic a destra, che gioco è venuto perfettamente, che costringe una difesa in area per il Carpi, quindi altro 7 metri sul quale sta andando Turković. Bolzano più 5 dopo 7 minuti. Vediamo se fa la finta. No, nessuna finta. Un pallonetto abbastanza spinto, veramente molto bello, molto molto pregevole. E mister Serafini ha bisogno di riordinare le idee, direi proprio di sì. Quindi andiamo anche noi in time out. Eccoci in diretta al termine di questo primo time out con i locali sotto di 6 lunghezze, punteggio tennistico. Vediamo se a valle di questo primo set i ragazzi Serafini riusciranno a cambiare approccio per questo secondo set. E vediamo. Intanto si ricomincia con la palla in mano al Carpi. Vediamo i Mizzoni chiama ancora grinta per i suoi compagni, per continuare su come sta andando questa difesa comunque abbastanza profonda, dove non c'è il pivot. Esce Cascone, disturbo, quindi è venuto perfettamente l'intervento. Guardate come sono aggressivi, palla Cascone, ma no, invece vede, la prende Basic, che bella difesa, come è riuscito ad andare avanti il pivot e a rubare la palla, veramente completamente pulito, veramente veramente una bella difesa delle Bolzano. Bravi. E si ricomincia con il gioco costruito da parte del Bolzano. Vediamo se il Carpi riuscirà a ordinare un po' le idee. Intanto giro palla Panzis, buon taglio, ma capisce tutto Carabulea. Vediamo se si spinge questa seconda fase. Intanto il Bolzano è già dietro, Carabulea spinge, c'è Cascone, palla per lui, tiro, fa ancora guardia che fa Hermones, mamma mia, sotto vuoto quella porta. E vediamo intanto, Iaiulina dice anch'io non sono da meno, un po' di movimento finalmente, si allunga a casa, uno contro uno, si butta dentro e riesce a metterla dentro, si sblocca il Carpi dopo 9 minuti. Dopo 9 minuti il Carpi riesce a fare il primo gol. Sicuramente dovrà cambiare ritmo, perché di questo passo diventa veramente, veramente complicata. Il Bolzano non ha assolutamente fretta e comincia anche a fare un po' di cambi. All'ala comincia a entrare Rossignoli, all'ala sinistra.
sale Ahumada, quindi vanno in doppio pivot, gioco spostato a sinistra. Udovicic prova a rubare palla a Sortino, non riesce, si alza il solito Turković, che dai 7-8 metri, se non ha una mano addosso, diventa veramente veramente complicato per i portieri del Carpi poter fare qualcosa. Turković, giocatore di grande esperienza, di tanti anni che è a Bolzano, ha vinto veramente veramente di tutto. Vediamo che la difesa del Bolzano comunque un po' aggressiva su chi sta iniziando il gioco, è andato a fare un fallo di 9 metri su Coppola, ma intanto c'era Panzif in disturbo su Casa. Tiro forzato con due uomini addosso, e quindi 9 metri per il Carpi. Dietro il Bolzano sta comunque attaccando, sta uscendo molto, dietro ai due e ai tre c'è molto spazio, ma cosa ci tira giù Casa, mamma mia! E dice, vediamo se Armoni si riesce a togliere anche questa. Cioè, ha preso il palo, si è piegato il pallone per entrare, sembrava quasi un gol all'Ole Benji. Ma dimostra Panzi di non essere da meno, uno contro uno, salta l'uomo e va dentro. Mamma mia, che giocatore anche lui! Panzi, che è il bomber numero uno finora del Bolzano, veramente veramente forte. E si ricomincia con il Carpi in gioco, difesa schierata del Bolzano. Nico Casa chiamato in croce senza pivot, si alza Calabulea, che disturbato trova solamente l'esterno della rete. Mister Serafini non è contento di come stanno giocando i suoi ragazzi. Sì, ma a parte il punteggio, proprio non c'è gioco a livello offensivo, due passaggi, un tiro, comunque tiri non puliti, non stanno venendo nessuno dei giochi da parte dei giocatori del Carpi, che stanno andando comunque molto per vie centrali, le ali non sono per nulla coinvolte in questa prima frazione di gioco. E andare a tirare onestamente su Mizzoni e Panzic la vedo abbastanza complicata. Di contro anche Basic e Turković stanno facendo molto molto buona guardia. Ecco, appena chiamato, palla a Sortino e gli dice: ehi ragazzi, io ci sono! Se mi date più di un pallone a partita, forse riesco anche a fare qualche gol in più. Lui dimostra di esserci, primo pallone toccato dopo 11 minuti e si è fatto trovare pronto e caldo. Bravo, bravo Sortino. Iniziano a parlare anche dalla difesa della panchina del Carpi per incitare i ragazzi in campo. Vediamo scalare, vediamo se viene su. No, invece guarda quel palla che ha preso. Vediamo se spinge i Carpi in seconda fase. Taglia Soria, ma guarda che palla che è andata a prendere a due mani Hermones. Tiro incrociato, non mi sembrava neanche troppo telefonato, però evidentemente Hermones ha letto molto bene la traiettoria e il braccio di tiro, è dato veramente a due mani, bella bella parata, una percentuale di tiro, di parate di Hermones finora molto alto. Panzic uno contro uno, fa guarda che scarico di palla che ha fatto, cosa ha parato Jurina, che palla che è andata a riprendere Ahumada, quindi nulla di fatto e il Bolzano sempre in attacco. Però forse vedo il Carpi che si sta leggermente svegliando dal torpore iniziale, non troppo Esce Basic, un giro palla Turković, si alza, torna giù Udovicic, sta fermo, il quadro svedese per lui, tiraccio per lui questo. Si distende il Carpi, che sta spingendo appena di più la seconda fase, si butta in mezzo Nico Casa, palla Soria, cambia il tiratore ma non cambia l'esito. Saracinesca Hermones, chapeau. Intanto palla persa per il Bolzano. Carabulea uno contro uno su Udovicic, palla per Soria, non scarica la palla, sì la scarica Sortino e la mette dentro. Bravo bravo. E nel mentre vediamo un due minuti per Ahumada, perché ha trattenuto Soria per la maglia.
Bella fischiata degli arbitri questa. Non immediata, bravi. E si ricomincia dopo 13 minuti e 49 secondi con gli ospiti avanti 8-4. Hermones va un attimo in panchina, ma non per demeriti, per dare un cambio, per fare giocare il Bolzano in attacco in parità, nel mentre vediamo che è tornato all'ala sinistra Topolovec. Ora il Bolzano non ha nessuna fretta di concludere questo attacco, però comunque è riuscito a trovare una palla eccellente per Baric, veramente un bel pallone che anche con un uomo addosso è riuscito ad andare a prendere, costringendo la difesa del Carpi a prendere un due minuti corretto, perché l'ha tenuto da dietro, veramente corretto. Quindi si ricomincia con un 7 metri che si va 7 metri che va su sempre Turković. Il Carpi deve fare molta attenzione su Basic, sui blocchi, perché è comunque abbastanza spigoloso come blocchi. Non deve farsi innervosire cercando di tirare la maglia, perché comunque Basic, classe 85, ha tanta esperienza, e se la si mette sulla rissa, sulla forza fisica con lui, direi che diventa molto complicata, molto molto complicata. C'è da usare tanta testa. E intanto si ricomincia, porta sguarnita per i Carpi, Carabulea che scivola. Cos'è successo? Cioè, infortunio forse? C'è da asciugare il parquet. Scivolato Carabulea. Speriamo nulla di grave per lui. Speriamo si fosse solo bagnato, però smorfia in volto e va verso la panchina. Speriamo nulla di grave. Intanto nel mentre si ricomincia con la palla per il Bolzano. Il fisio intanto controlla lo stato di salute di Carabulea. Nel mentre il Bolzano sempre in inferiorità numerica. Sortino in pressione perché non c'è il pivot. Turković in centro, palla Panzic e ci mette la manona Jurina e ruba palla, no, non riesce a rubare palla Panzic, che ha provato ad essere un ninja, ma non gli è venuto il giochino. Intanto Sortino apre la difesa, Nico Casa, palla per Cascone, ma che scivola. Cosa succede? Succede che passa di lì Jurina e dice ci sono anch'io. Non l'ho presa perché avevo poca pece, oppure perché ero fuori area e quindi avrei commesso fallo a rientrare. Vi lascio scegliere a voi. Si ricomincia, Sortino. Nico Casa si alza, palla per Sortino. Non arriva a prenderla. Quindi la raccoglie Hermones. E si ricomincia con il Bolzano che va in attacco assolutamente senza fretta, vorrà fare l'ultimo attacco in superiorità numerica. Vediamo il gioco, quanto spazio. Beh, effettivamente non è riuscito nessuno su Turković. Se non esce nessuno su Turković dai 7 metri, direi che si tira un disastro per il Carpi. Abbastanza. Non si fa pregare. Abbiamo anche visto che si è un attimo fermato e detto, ma com'è possibile? Cioè, non c'è nessuno? Vabbè, tiro! Quindi in questo momento abbiamo comunque, ok, il Carpi è l'inferiorità numerica, però una difesa molto poco aggressiva. Sicuramente finora ha dimostrato gli esterni del Bolzano di avere delle ottime percentuali. Quindi non credo possa essere una scelta saggia rischiare dal centro. Io proverei a rischiare dalle ali. Sicuramente di ottime ali, però magari non sono in giornata. Si è visto che i centrali, i terzini ci prendono. Nel mentre non commento la parata di Hermones, perché ormai ci è abituato ed è la quotidianità per lui. La cosa straordinaria è quando prende gol ormai. Direi che al 17esimo del primo tempo l'MVP potremmo già averlo assegnato.
Intanto vediamo una gira volta spaziale di Panzic, che per onor di cronica è la seconda, la prima non gli era venuta così bene, però anche in questa volta ha fatto quello che voleva, non aveva nessuno che l'abbia veramente disturbato. Difesa del Carpi molto dolce, esce Soria, che con l'uscita di Panzic si ha vanificato il gioco del Carpi, quindi il Carpi ricomincia da fermo, palla per Coppola, sfortunato, una volta che era stato battuto Hermones ci mette il palo non è proprio, si è fermato sul palo, sembrava un tiro di golf. Palla per Basic che la mette dentro, ottima percentuale anche per lui. Telmente dopo 18 minuti il tabellone racconta Bolzano 12, Carpi 4. Quindi anche il secondo set direi che è andato. 6-0, 6-4. Esce il pivot. Il Carpi sta soffrendo veramente tanto l'uscita di Panzic sull'inizio del gioco. Sta soffrendo anche discretamente Hermones, che sta parando veramente tutto, anche se onestamente questo non era un tiro imparabile. Guardate, Sortino si distende, però la palla ormai si è fermata nelle mani del Carpi, che torna su in palleggio. Nico Casa prende palla, molla palla, riprende palla e va a Soria, che contento del suo gol, anche oltre dei due minuti e i danni di Basic. Quindi il Carpi ha una speranza per riaprire, ora dovrà massimizzare questi due minuti per tornare in gara, dovrà riuscire a imporre. Intanto vediamo che come terzino, come secondo a destra è entrato Collini, sua prima stagione a Carpi. Un po' di rotazione per mister Serafini. Intanto il Bolzano invece va in time out, intanto il Bolzano che mi interrompe per giocare in modo organizzato l'attacco per l'inferiorità numerica, ma andiamo in time out anche noi. Rieccoci qua a valle di questo secondo time out, primo per chiamato da mister Sporcic. Intanto vediamo le altre partite di giornata con Campus Italia Brixen, che ha visto il Brixen vincere 29-34, Albatros Siracusa Cassano Magnago, Carpi Bolzano, Rubiera Fondi, quindi altra partita valevole per la parte bassa della classifica. Pressano Fasano, partita molto interessante. Conversano Sassari, il big match di giornata. Partita tra due pretendenti al titolo e Romagna Merano. Nel mentre palla Mizzoni che si stampa sul palo, cost to cost di Sortino, che vede la porta sguarnita e dice: io faccio gol da ovunque, che sia da tirare dai 6 metri, che dai 6 metri in attacco, dai 6 metri in difesa, per me non cambia niente, l'importante è tirare dai 6 metri, ci sembra di capire. Quindi bravo Sortino, perché è stato molto attento, buona lettura di gioco, bravo Sortino. Forse è il migliore in Carpi in questo momento per il Carpi. Nel mentre vediamo taglio, va in doppio pivot il Bolzano, porta sguarnita, ma ritorna il Carpi torna in attacco con tre passaggi troppi, palla Sortino e testa per lui e la para, quindi la palla è andata fuori dalla struttura, direi. Palla nel parcheggio, che viene gentilmente recuperata, però
è andato in mezzo al prato, secondo me un po' di erba addosso c'è, considerando quanta pece c'è. Cambio pallone. Si ricomincia, palla per Turković. Tanto notiamo che a destra c'è terzino destro, c'è Walker. Porta sguarnita del Bolzano, quindi sta cercando di far passare tempo a rischio passivo, perché oggettivamente il Bolzano non sta attaccando, sta facendo solo girare il pallone. Palla Mizzoni, che morbidezza! Ceccarini da una parte, Mizzoni dall'altra e lob, bello. Nel mentre Serafini, Coppola, oppa, palla persa per il Carpi, maniglia anche per Gollini, servirebbe. Tanto nervosismo per il Carpi. Dopo 21 minuti di gioco, Bolzano più 7, ritmi bassissimi. Il Bolzano non spinge perché non ha senso spingere per loro, il Carpi non spinge perché non lo so. Intanto giro palla, intanto ci sono tutti per il Bolzano, sono rientrati, palla Basic che si gira verso il centro dell'area. Allora, uno come Basic, se lo tieni da dietro non lo fermi mai non lo fermi, ha troppa forza. Bisogna riuscire ad anticipare, guadagnando la posizione, spostandogli un pochino il baricentro, perché se non gli impedisci di ricevere il pallone è un disastro. Intanto giro palla Gollini, cabina di regia, esce Soria per il gioco, tanto spazio dietro, guarda che spazio che ci sono le caverne. Intanto Sortino, che se lo lasci tirare da 6 metri, a parte il tiro precedente, direi che ha un'ottima performance, anche se onestamente non ha tirato molto basso, perché comunque Ahumada era uscito veramente tanto per disturbare il terzino del Carpi, quindi ha tirato da terzino praticamente. Vediamo che giro palla, taglio di Rossignoli e lega, visto una legata, un fallo di esperienza di Basic, si distende Coppola, Serafini fa doppio ma perde palla, cost to cost Turković, che recupero Gollini, ci ha messo una pezza Gollini, bravi ragazzi del Carpi a recuperare palla. Si ricomincia con Panzic in cabina di regia. Chiama il gioco. Ahumada taglia, quindi tutto il gioco è nella parte centrale. Va a prendere la palla, ruba la palla Soria. Attento come una faina. Scarica Gollini, uno contro uno. Tiro sporco, la messa dentro. Bellissimo gol di Gollini. Che sbilanciato è riuscito con Inéret a forare Hermones, dimostrando che è possibile fargli gol. 6 minuti al termine della prima frazione di gioco e Bolzano più 6. Turković in mezzo, si scarica all'ala. Palla per Ahumada che la mette dentro. Tanta elevazione per questo ragazzo cileno, che se non sbaglio è la sua prima esperienza in Italia. Vediamo che Coppola in cabina di regia che chiama l'uscita del pivot. Eccolo, accontentato Gollini. Samuele Serafini che ha detto dai suoi 2 metri, che sbracciata, un po' da fermo ma veramente bravo che è riuscito a fare gol. Bravo, bel tiro, bel timing, angolato bene. Hermones può solo toccare.
Turković gira volta, scarica ma non c'è, fa buona guardia Ceccarini. Turković cosa ha fatto? È tornato giù mentre lui riatterrava, la difesa dei Carpi stava ancora salendo. Bravo. Mister Serafini dice: ragazzi, bisogna svegliarsi, chiama la sveglia per i suoi ragazzi. Vediamo Coppola. In questo momento c'è in campo quasi l'under 20 del Carpi, stavo notando, a parte Ceccarini. Coppola uno contro uno, va via, che bravo, scarica e la mette ancora dentro. Com'era? Palla Sortino, palla in cassaforte, mamma mia. Sortino, che bravo, ma bravo anche il passaggio. Bravo Sortino. Sortino sta tenendo vivo le speranze del Carpi. Opa, guardate, altra giravolta spaziale. Intanto gli arbitri segnano passivo, fida il passaggio. Udovicic mette la pezza, ma la palla viene recuperato da Walker che la mette dentro. Più 7, come scappa via. E vediamo intanto, protesta mister Serafini, perché non lo so perché protesta per i blocchi regolari e cambio palla e si ricomincia con il pallone ancora nelle mani del Bolzano. E si ricomincia. Vedete Serafini che chiede anche agli arbitri maggiore attenzione sui blocchi del pivot. Ahumada! Quanto ha saltato! Probabilmente è venuto giù che c'era i capelli con la brina in testa, tanto che ha saltato. Serafini! Dove ha tirato? Fuori di un buon metro. 2 minuti e mezzo al termine, più 8 per il Bolzano. Panzic. Guardate che bel cambio di direzione che ha fatto Udovicic. Mamma mia, non ci ha capito veramente niente la difesa del Carpi. Non ci ha capito niente. Niente ci hanno capito. Riesce Samuele Serafini, rientra nella mischia Carabulea. Giro palla, sarebbe interessante capire se è possibile per il Carpi giocare anche un pochino con Ceccarini, che statisticamente ha sempre avuto delle buone percentuali, però a parte il tiro iniziale non è mai stato chiamato in causa. Intanto notiamo che bella palla che ha dato Coppola a Soria. Veramente una bella palla. E va dentro sempre Walker. Sta facendo quello che vuole Pancic. Se ne trova sempre due addosso. Due uomini addosso, scarico e il giocatore entra come un treno. Gioco semplicissimo. Ultimo minuto di gioco nel mentre. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Mollini sempre in cabina di regia, palla Udovicic, va di forza, ma no, fallo ai danni di Gollini. Vediamo Soria in mezzo alla difesa. Carabulea prova, prende un 9 metri, no, va a prendere 9 metri, non fischia gli arbitri, eccolo qua il fischio.
fa passare il tempo, 20 secondi al termine, prenderà l'ultimo tiro probabilmente il Carpi, passivo, 4 passaggi quest'anno, Coppola si prende, no, non fa fallo, astutissimo Panzic, 13 secondi, tanto cercare il fallo in 9 metri, Panzic, ma Panzic dall'alto della sua esperienza, ha detto io non ti tocco, perché Coppola aveva comunque il braccio basso, quindi non aveva senso fare fallo, è stato molto molto bravo. Nel mentre gli arbitri fischiano la fine di questa prima frazione di gioco, che vede il Bolzano avanti 20 a 11. Pausa anche noi.
Rieccoci in diretta per questa seconda frazione di gioco tra Carpi e Bolzano. Finora partita a senso unico. Partita a senso unico che ha visto i ragazzi del Bolzano in casacca bianca dominare con queste uscite aggressive sui giocatori del Carpi che non gli fanno... Guardate che confusione che fa Panzic quando esce. Cosa ha fatto? Mamma mia! Cosa ha fatto Coppola? Che bel gol! Con una finta ne ha sdraiati almeno due, ne ha contati. Mamma mia, che bel gol! Nel mentre prova Panzic a fare una palla bassissima. Che mal di schiena quelli per te su quel pallone lì. Fortuna che ha colpito dei piedi. Panzic. Giro palla il Carpi. Prova a difendere, ma nulla può. E si ricomincia. Sortino dice: sono sempre qua. Se non mi passate la palla, me la vado a prendere. Mamma mia, Sortino's Day. Mamma mia, come corre. Sempre merito delle scarpette nuove. E la Nike vola con Sortino Sponsor. Le ha cambiate, sono nuove, le ha prese uguali perché funzionavano bene. E guardate qua! E si ricomincia con un 9 metri battuto da Soria con Basic attaccato praticamente, i 3 metri li rispettiamo un'altra volta a distanza, ma sicuramente non è quello che fa la differenza. Palla Sortino, guarda, c'era spazio per Soria che non viene servito, gira, prova la gira volta Calabulea, ma non viene. Si ricomincia Calabulea, Coppola. Dice, guardate come esce sempre Panzic e rimane fermo l'azione del Carpi. Il Carpi non ci capisce niente. Fallo laterale per il Carpi, intanto vedendo scherzando il Mones era sempre lì. Hermones non è concorde con la fischiata dell'arbitro e ha detto, se non l'ho visto male il labiale, ha detto vai a stendere i panni, mi sembra una cosa del genere, ha detto. Però dalla distanza forse non sono riuscito a leggere correttamente il labiale. Si ricomincia, si butta dentro Nico Casa, però in mezzo a due con Panzic che fa sempre buona guardia. Sicuramente Panzic è un cliente molto scomodo in difesa. Coppola sotto passivo, tre passi, sbombardata e sempre palo per Calabulea, l'uomo dei pali. Però anche stavolta ci ha messo la mano Hermones. E si ricomincia con il Bolzano che senza fretta, più 9 dopo 4 minuti della seconda frazione di gioco, comincia a macinare gioco lentamente. Panzic uno contro uno, palla a Basic che l'ha presa stretta e 7 metri con 2 minuti su Gollini. Basic si prende sulla palla, è un disastro per il Carpi Quindi superiorità numerica per il Bolzano. E qua intanto vediamo che anche Attilio qua di fianco a me si addolcisce con un loaker gentilmente offerto dal Bolzano, che ringraziamo. Intanto vediamo Tiziano che va ad asciugare il parquet per salvaguardare l'integrità dei giocatori, soprattutto penso anche per il Carpi che ha l'infermeria completamente piena e non c'è spazio per altri dirigenti. È molto buono lo ha, che però fa un po', tira un po' al bene. Nel mentre si ricontinua con il gol del Bolzano, che è il solito Turković. Potrebbero anche mollare.
fiammata, guardate come continua a uscire dal primo all'ultimo minuto Panzic. E Soria si fa prendere, e Sortino, cosa ha fatto Sortino? Le prende tutte lui, applausi per Sortino. Mamma mia, sembra quasi al Festival del Cinema, minuti e minuti di applausi per Sortino, veramente molto bravo Sortino Day, addirittura dicono. Ehi, Yuri l'ha detto, e lo Yuri l'ha dei, niente, eh? Ci sono anch'io, dai. Partita del Carpi fatta di grande individualità oggi. Sta mancando completamente il gioco corale. Qui abbiamo Ceccarini che stava difendendo sui 4 metri. Sui 4 metri dietro a Basic. Se poteva essere una difesa quella lì. Porta vuota per il Carpi. Palla Soria, Sortino prova a rivolare ma non ci arriva. Mi piacerebbe conoscere la percentuale di parate di Ammonis. Intanto guardiamo Soria che prova a fare una difesa per recuperare l'errore precedente. Incrocia la palla sotto passivo, Turković scarica la palla, che bella finta che ha fatto, mamma mia che gol che ha fatto Umada. È riuscito a fare non solo la finta, poi ha fatto il tiro, a ricaricare e rifare il tiro. Che bello. Ermones non lo commentiamo neanche più perché ormai non ne vale la pena, diventeremmo noiosi. Dovremmo leggere il regolamento per vedere se parlarne così tanto c'è un capitolo che diventa antisportivo o meno. Complimenti Ermones per la partita. Giro palle, intanto però Panzis dai 9,5 metri in doppio appoggio dall'alto dei suoi 2 metri. Ormai il Bolzano ride e scherza, giocano con il sorriso, chiedono scusa anche se gioca. Sbeffeggia Iurina. Ceccarini, tocca palla Ceccarini, la scarica a casa, due piedi e gol. Il Bolzano senza fretta continua a macinare il gioco. Intanto Turković in cabina di regia. Da notare comunque che il Bolzano sta onorando al massimo la partita, perché comunque anche se sopra di 12 ormai hai in campo sempre comunque i titolari, quindi comunque per me è una forma di rispetto anche questa, perché comunque è corretto dare sempre il massimo e non sbeffeggiare l'avversario. Comunque, quindi vediamo che il Bolzano in questo momento sta continuando a spingere come dal primo all'ultimo minuto. Veramente complimenti alla squadra di Sportic. Tanto 7 metri, vediamo chi andrà sui 7, se andrà Ceccarini, che anche lui necessita di sbloccarsi. Ceccarini direttamente sul fischio, non aspetta altro e porta il Carpi a meno 11. Vediamo se ci sarà la remontada. Tanto vediamo che qua il Vallauri
il grosso del pubblico sta guardando il cellulare, quindi forse non sono eccessivamente attenti alla partita, ma sbagliano, perché guardate cosa vi state perdendo. Che parata ha fatto Jurina, e che dormita se continua a esserci sul pivot, non riesce a tenere né fuori, perché non si riesce a tenere l'attaccante e non si riesce a tenere nemmeno il pivot. Carpi con difesa 100% da rivedere e attacco pure, perché non sta capendo veramente niente su come poter attaccare la difesa del Bolzano, che è dall'inizio che sta uscendo secco sul pivot che esce. È diventato buio per i giocatori del Carpi. C'è stato un periodo in cui si è scaricato la palla alle ali, a Sortino in realtà, e ha funzionato. In questo momento poi si è smesso inspiegabilmente, si è continuato ad andare per vie centrali, però continuare ad andare per vie centrali è veramente veramente complicato. Guarda, anche questa volta comunque il Carpi ha attaccato, ha saltato l'uomo, è andato comunque a tirare il centro. Non c'è mai stato la possibilità di allargare il gioco verso le ali. Tagli delle ali con la difesa del Bolzano, che gente che esce non ne ho ancora visti, a parte Sortino adesso che si è preso un rigore, è un due minuti, quindi veramente molto molto bravo. Però per vedere il primo taglio abbiamo dovuto aspettare 11 minuti dalla ripresa, forse un po' troppo. Anche perché se c'hai la difesa del Bolzano che esce dietro, è possibile che ci siano degli spazi. Nico Casa sui 7 metri. Si attende il fischio e ecco, finta e gol. Il Carpi prova a dimostrare di essere vivo. Prova a dimostrare di essere vivo, nel mentre prova a essere vivo anch'io, mi faccio un altro loacherino. Iniziano un po' di cambi anche per il Bolzano, e all'ala vediamo entrare Trevisioni. In molta bella posizione, scappa dentro, tanto spazio per lui, che dietro a Coppola. Sotto passivo, si alza, palla basi, rigore 7 metri, cos'è? Rigore 2 minuti per trattenuto della maglia. Vediamo che c'è un cambio. Samal. No, niente cambio. Vediamo che va sui 7 metri Udovicic. No, Turković, chiedo scusa. Che bel gol! Mamma mia, che bel gol! Come ha spinto! Carpi in inferiorità numerica, entra Serafini per giocare l'attacco in parità. Nel mentre il cronometro batte, rintocca la metà della seconda frazione di gioco. Palla Serafini che scarica Calabulea, che sale, palla Nico Casa, c'è spazio, si baciano in due, hanno occupato in due la stessa mattonella, quindi niente di fatto. Nico Casa va addosso a due, passivo, sotto passivo, prova a prendere uno sfondo abbastanza incredibile. Mizzoni, quattro passaggi, si alza Casa, scende, palla Gollini, che bomba, amici miei, che bel sottomano che ci ha tirato fuori Gollini, che perla, veramente un missile terra-terra. Che bel tiro che ha tirato fuori Gollini, veramente veramente pregevole. Ho visto tutto! Nel mentre vediamo Turković, oppa, finta, palla Basic, gol!
se posso permettermi, Panzis fa veramente quello che vuole. Veramente, veramente quello che vuole. Si vede, si ricomincia a battere. E rieccoci qua. Palla Gollini. Gollini in cabina di regia. Da notare in questa partita ha giocato veramente molto molto poco Cascone. Non so se per infortunio o per scelta tecnica. Palla Soria nel mezzo che la mette dentro. Forse mi ha risposto Soria per scelta tecnica, perché io la butto dentro sovente. Bravo, bravo Soria. Oppa, gira volta spaziale, tira gol. Terza volta che la fa. Giro palla. Sortino che da un po' che non viene più utilizzato. Da un po' di tempo che non viene servito comunque Sortino, comunque anche i giochi alle ali. C'è stato qualche gioco del Carpi a sinistra, però a destra non ricordo dei giochi. Ecco il volo! Non va. E il Bolzano più 11 corner in attacco. Posizione al pivot, Panzic. Oppa! Saltato pari! Parcheggiato Samuele Serafini. Probabilmente non era nemmeno in posizione difensiva eccessivamente corretta, perché l'ho visto molto pari, sui due piedi proprio non, che non lo puoi tenere. Cioè non gli ha dato nessun lato, non gli ha dato. Cioè pari pieno, fermo sulle gambe, è difficile difendere in questo modo. Incrocio senza palla, Nico Casa prende la palla da fermo, la palla Soria che non la tiene, se la fa veramente fregare, che l'aveva già in mano. Nico Casa, palla Soria in girella, vedi se si gira, sì, si è girato, gol, rigore. Rigore due minuti, in questo momento... Si sta divertendo veramente tanto Soria, tante palle per lui. Speriamo che non si sia fatto... Che non si sia fatto male, però direi sì, zoppica più o meno come al solito, quindi direi che ci siamo, è perfetto, come nuovo. Nel mentre Casa, tanto come vediamo, finta, riga il portiere che se non abbassa la testa non sono due minuti ma viene decapitato. Si ricomincia, vediamo che ritorna dentro Hermones, no rimane lì senza fretta. Senza fretta per far giocare il Bolzano in un in più in attacco, in pari in attacco. Udovicic, Turković. Anche il Bolzano, il gioco del Bolzano comunque sta coinvolgendo abbastanza poco le ali. Giocando abbastanza poco, però dimostrano di non averne bisogno. Oh! Che brutto passaggio di Gollini, che si è sentito quarterback, lancio di 20 metri veramente veramente molto alto, molto alto. Quindi torna in attacco l'MLM e il Bolzano, vediamo un Soria, una 5 più 1, e il mister Sport ci dice time out, che voglio capire come affrontare questa situazione.
un po' di... Rieccoci qua, rieccoci in diretta, rieccoci in diretta. Abbiamo, vediamo se il Carpi proverà una 5 più 1, una 5-1. Da no, forse non tanto per questa partita, ma come difesa in prospettiva, perché comunque si è dimostrato che con certi livelli di attacco, comunque la 6-0 del Carpi, probabilmente perdendo, avendo perso anche i chili rispetto all'anno precedente, non è di sostanza. Quindi occorre cambiare qualcosa. Vediamo se una 5-1 può essere un'alternativa per cercare di non far arrivare la compagine avversaria facile al tiro. Nel mentre vediamo, guardate come lotta, porta sguarnita, cosa fa Gollini, la passano sempre, porta sguarnita il Carpi, porta sguarnita, è riuscito con tre passaggi andare a tirare dai 6 metri, rischiando che Hermones facesse l'ennesima magia. Sarebbe stato veramente il top, avesse preso di tacco da dietro, ma ci è stato veramente, veramente vicino. Rimane in 5-1 il Carpi, con Soria come indiano. Taglio, doppio pivot, sotto passivo il Bolzano. C'è posto, sotto mano, bella difesa, ma la palla finisce in mano a Umada. Rischio sotto passivo, vediamo, esce Basic, doppio pivot, palla in mezzo alle gambe, sbeffeggio per i Carpi. Vediamo Samuele Serafini, difesa non schierata, e va a tirare sui due più alti. Che ottima scelta, è sempre una saggia scelta tirare sui due più alti. Porta sguarnita, lob e prende gol, un incolpevole ai Frey. Il Bolzano scappa più 12. Il Carpi, non ho capito se sta rallentando i ritmi per ridurre. Giro palla, esce Soria. Nico Casa sotto mano e ci mette la punta del piede. Hermones, che non sa se ridere o piangere o cosa, ha detto oggi le paro veramente tutte. Veramente, veramente bravo. Sempre media alto per Hermones, ma onestamente non credo che abbia avuto tante altre gare in carriera con delle percentuali del genere. Percentuale quasi bulgara per lui. Volo! Capisce tutto il Carpi, contropiede! In mano al Bolzano. Sotto mano del numero 7 Walker, e Bolzano scappa via. Volano i preziosismi. Sette minuti al termine. Bolzano 36, Carpi 23. Rientra Coppola centrale, chiama posizione al pivot. Vediamo, sale al centro Gollini, sale, oh, che brutta palla che ha preso Coppola. Ci stava, perché comunque Muzzoni era coi talloni sui 6 metri, non era uscito, quindi ci stava il tiro. Coppola è un ragazzo che ce l'ha il tiro in doppio appoggio, bravo lui. Intanto vediamo che il Carpi continua con la sua 5-1 sul centrale, quindi posizione centrale. Pivot a destra, taglia l'ala. Ormai è sistematico come attacco della 5-1. Buona la difesa di Gollini.
doppio pivot per il Bolzano e il Carpi si appiattisce. Molla la palla per Basic che l'appoggia in mezzo alle mani di Aifrey. Corre Coppola, uno contro lo sfondo forse. Gol per lui. Difesa in movimento. E siamo 5 minuti al termine. E forse apriamo l'ultimo locker. Continua a macinare gioco, sempre in modo molto ordinato il Bolzano. Vediamo Sortino, è già in seconda fase, c'è spazio sinistra, Coppola, ribaltamento di fronte, c'è spazio per Carabulea e vuole gol per lui dopo aver finito tutti i pali e la mette dentro. Anche lui è referto con un palo gol, ma quindi... Cinque minuti scarsi al termine, inizia le rotazioni, mister Sporcic, forse un po' conservativo con i titolari. Blocco, direi gioco molto molto semplice, 2 contro 2, blocco, uscita dal blocco, gol, veramente veramente bravo, un altro livello. Il Carpi deve lavorare ancora tanto per provare ad impensierire la squadra del Bolzano. In questa partita ormai che forse non ha mai avuto niente da dire, il Carpi non è mai entrato veramente in partita, c'è stata veramente molta differenza sia in attacco che in difesa. Il Bolzano sta onorando comunque la partita fino all'ultimo secondo con delle difese molto attente, molto maschie, e anche in attacco il gioco sempre costruito molto molto bene. Il Carpi invece è riuscito a fare con dei gol solo di individualità, comunque non è mai riuscito a fare un gioco organico, un gioco strutturato, andare a mandare al tiro le persone, i ragazzi con delle azioni, con dei giochi veramente fatti bene. Anche in difesa, che dire, non ha comunque mai appoggiato le mani in modo serio, ma lo si vede anche da queste cose. Com'è possibile che il tiratore prenda il rimbalzo? Se il tiratore prende il rimbalzo, per alto che sia, comunque vuol dire che comunque il Bolzano ci sta dando, sta tirando. Il Carpi non prende nemmeno il rimbalzo con tutta la difesa che è lì. Anche questo comunque è atteggiamento, sono momenti, sono azioni, la pallamano vive di questo tipo di individualità, di questo tipo di grinta, di cattiveria sportiva, che è fondamentale per poter raggiungere un risultato, perché comunque senza occhi della tigre non si riesce ad arrivare veramente da nessuna parte, si perde veramente contro tutti. Ora vediamo che anche questo qua è gol di Coppola, però un gol comunque nato su un 1 contro 1, perché non è uscito comunque senza aver fatto un gioco strutturato. Va bene, direi di aver finito il pippone e torniamo a fare la telecronaca. Sempre in 5-1, scarica palla ed è sempre Sortino, che dire, al limite della noia. Al limite della noia Sortino, è sempre lui che con tanta grinta che ha detto non me la passate, frega niente, me la vado a prendere. Veramente, chapeau per questo giocatore, questo forse era piede, ma è lo stesso. E Sortino dice comincio a essere un po' stanco, mi ricordo un po' Forrest Gump. Vediamo, comunque direi che in questa gara possiamo avere due protagonisti, uno per parte. Da una parte Hermones, che ha parato veramente anche la puzza,
e dall'altra parte Sortino, l'unico giocatore del Carpi che ha fatto veramente la differenza. Complimenti a questi due ragazzi che spero di poter ritrovare nelle interviste di fine partita. Nel mentre, ridendo e scherzando, siamo Bolzano 39, Carpi 29, 10 secondi al termine. Vediamo qua, fa ultimo tiro e va a referto, vanno a referto praticamente tutti i ragazzi del Bolzano. E direi che la partita si conclude qua con Bolzano.